Ciao ragazzi, allora ciao a tutti gli amici di Topland, ciao a tutti gli amici del canale Fuori Rosa TV. Dunque Juventus batte Milan 3-1 e si riporta più 4 sul Napoli. Beh, che dire, insomma, è stata una partita bella. Il Milan ci ha messo la grinta, ci ha messo tanta voglia, però la Juve è forte. Allegri l'ha preparata non bene di più, cioè perché ha messo dentro un 3-5-2 che tutti sembrava. Tutti hanno bocciato, in realtà quel 3-5-2 ha permesso alla squadra di resistere alle pressioni continue che avrebbero fatto Çalhanoğlu e Suso. E alla fine siamo passati subito in vantaggio, un bel gol di Dybala, su cui Donnarumma sicuramente ha delle responsabilità, però nulla toglie il bel gesto tecnico di Paolo. Poi è arrivato il pareggio di Bonucci che ancora una volta ha dimostrato quanto tenesse la maglia della Juve, non tanto per l'esultanza, perché ci sta anche di esultare, io sono contro queste esultanze, ma l'esultanza rabbiosa verso la Nord, poi tra l'altro la curva Nord, neanche la Sud, no? Cioè ti dimostra proprio, ma sì, ma la vado a fare lì, tanto lì c'è gente tranquilla, e di un cattivo gusto è stata, poi va bene, non me ne frega niente, perché giustamente l'hanno anche fischiato, lo posso anche capire, però ecco, tutto sommato dico. Tu che dicevi tante cose, poi vai a fare queste cose, vabbè, ma secondo me non interessano tanto, però giustamente va riportato. In più, la partita si stava sempre più chiudendo, solo che la Juve ha fatto girare la palla, visto che si dice che la Juve non ha gioco, la Juve ha fatto girare la palla talmente tanto che il Milan è collassato sulle sue gambe. È vero, abbiamo rischiato troppo all'inizio del secondo tempo, quando c'è stata la traversa di Çalhanoğlu, però sono tutte azioni che sono state abbastanza casuali. Il Milan non è che ha dovuto costruire, giocando una buonissima partita, ripeto, però la Juve era riuscita bene o male a tenere. E poi alla fine, come detto, il Milan è letteralmente collassato sulle gambe. Al gol di Cuadrado la partita obiettivamente era finita. E memore del primo tempo, la Juve ha preferito fare anche il terzo, con un gran gol di Khedira. E poi lì la partita ovviamente poi era veramente finita, cioè proprio chiusa. Quindi alla fine a me la Juve non è dispiaciuta, l'ha vinta intelligentemente, gestendo le energie. Vittoria importante perché il Napoli ha pareggiato a Reggio Emilia col Sassuolo, quindi diciamo che il Napoli ha perso 2 punti con una squadra che si deve salvare, pareggiando i 2 punti che abbiamo perso noi con la Spal. Questa partita veramente per noi è pesante, questa vittoria, ed è pesante il ritorno di Cuadrado. Al di là del gol che comunque fa capire quanto sia importante Cuadrado in questa squadra. È proprio un cambio che serve. Oggi dentro Cuadrado e Douglas Costa la partita ha preso un altro ritmo. L'idea che ho io è che a Ferrara, se avessimo avuto Bernardeschi e Cuadrado come cambio di ritmo, la partita non sarebbe finita 0-0, ma il gol l'avremmo trovato. Comunque va bene così, inutile piangere sull'avversato. Ora testa Real e con questo più 4, però la Juve ovviamente non deve dare per chiuso il campionato, perché comunque è ancora lungo, c'è ancora lo scontro diretto, però sicuramente adesso, a 8 giorni dalla fine, avere un più 4 comincia a diventare un bottino abbastanza buono, ecco, mettiamola così. Io intanto vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video, che sarà appunto martedì post Juve Real. Ciao!